Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per mischiare due tipologie di video, ovvero i mukbang e i video ask, e appunto risponderò alle vostre domande mentre mangio il sushi. Il cibo di stasera è il sushi, ero indecisa tra pizza e hamburger. Alla fine il Mac era chiuso, la pizza ho detto vabbè dai, andiamo per il sushi, dato che sul canale ancora non ho mai fatto un video mukbang sul sushi, quindi ho detto ok dai, facciamolo stasera. Non ho ordinato tantissime cose perché non è che ci avessi tutta questa gran fame, e però direi di iniziare. Tra l'altro è la prima volta che ordino da Sport il sushi e devo dire che sono stati super super veloci, vi giuro, non me l'aspettavo, infatti non ero nemmeno pronta. Ho preso questi qui che sono dei roll con salmone, avocado, Philadelphia. Questi qui che sono tipo dei robini con salmone e Philadelphia, che dovrebbero essere buonissimi. E poi ho preso i miei amati ravioli al vapore. Questo è tutto, però so già che mi sazierò presto, quindi sì, direi di iniziare. La prima domanda è: come vi siete fidanzati tu e Nicolò? Chi ha fatto il primo passo? Allora, molti, se li seguono solo su YouTube, magari non lo sanno. Intanto inizio a mangiare. Molti non lo sapranno, ma io e Nicolò, oltre ad essere fidanzati, siamo anche compagni di classe da ben ormai 4 anni. Quindi, come ci siamo conosciuti Nicolò? Ci siamo conosciuti a scuola e ci siamo fidanzati quando eravamo al terzo anno, quindi l'anno scorso, adesso siamo in quarta. E diciamo che c'è stato un periodo in cui proprio non ci cagavamo di striscio, ognuno per conto suo, eccetera eccetera, e poi in diciamo tra l'estate della seconda superiore e l'estate della terza superiore ci siamo avvicinati molto, anche perché io ero fidanzata prima, sono stata fidanzata per 1 anno e 8 mesi, quindi ovviamente di Nicolò non è che mi interessasse molto nel periodo in cui fossi fidanzata, quindi poi quando mi sono lasciata, diciamo che quasi subito dopo mi sono messa con Nico. Ah ragazzi, mi devo un attimo organizzare perché ho paura di rovesciare tutto. Spero di no. Ravioli al vapore, ottimi, mi piacciono. E quindi sì ragazzi, questa è stata la storia, molto breve, poi magari un giorno con lui ve la racconterò meglio come ci siamo conosciuti. Però ci siamo conosciuti così, quindi a scuola, in classe, molto semplicemente. Un'altra ragazza mi chiede: perdoneresti un tradimento? Allora, onestamente non saprei, nel senso che non lo so, io sono una che dà una seconda possibilità, perché secondo me tutti possono sbagliare. Dovrei ritrovarmi nel contesto, nel senso che se è un contesto in cui ho capito che ormai è finita anche la nostra relazione e tutto, allora no, ma alla fine cioè, non sarebbe nemmeno un perdono, sarebbe chiudo e buona. Se è un tradimento nel bel mezzo di una relazione, onestamente non saprei e non mi ci sono mai trovata fortunatamente, e spero di non trovarmici mai. Forse, non lo so ragazzi, vi giuro, è una domanda che mi sono sempre 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 fatta e a cui tuttora non ho una risposta, ma perché secondo me secondo me dipende dal contesto, dipende, forse no, forse sì, non lo so, vi giuro che è una domanda a cui non so rispondere, perché ripeto, per la centesima volta bisogna trovarsi nel contesto, quindi finché non mi ci trovo non ve lo so dire, però forse in linea di massima sì, ma poi cioè, bisogna anche vedere che tipo di tradimento è, nel senso vado in discoteca, mi ubriaco, mi faccio una, ti tradisco per 3 mesi con un'altra, cioè dipende anche il tipo di tradimento, forse no,
Ma no, ragazzi, vi giuro, è troppo difficile questa domanda. Scrivetemelo voi qua sotto se perdonereste un tradimento. Sono curiosa di sapere cosa mi dite voi. Ti piace la tua scuola o se potessi tornare indietro la cambieresti? Allora, vi racconto un po', perché in realtà io faccio molti video, ma di me non sapete moltissimo. Allora, io, per chi non lo sapesse, ciao, sono Eleonora. Faccio il quarto anno di un liceo linguistico. E in seconda superiore c'è stato un periodo in cui ero intenzionata a cambiare scuola perché non mi trovo bene. Allora, se mi chiedete, cambieresti indirizzo? No, non cambierei indirizzo, farei lo stesso il liceo linguistico perché è una cosa che mi piace. E tra tutte le scuole che ci sono, forse è quella che si rispecchia di più nei miei interessi. Non so se sia italiano la frase che ho appena detto, ma va bene. Quindi no, non farei un'altra scuola che non fosse il liceo linguistico. Fare la stessa scuola, cioè proprio come istituto, non lo so, nel senso che probabilmente sì, perché è il più comodo da un punto di vista proprio di distanza, perché io prendo un autobus, salgo sull'autobus, faccio 15-20 minuti di autobus e sono a scuola. Per altri licei linguistici qui a Bologna avrei dovuto prendere per tutti almeno 2 autobus e comunque ci avrei impiegato molto più tempo. Quindi non so, cioè vi potrei dire, per come è stato il primo e il secondo anno cambierei istituto, per come è stato il terzo e il quarto anno no. Perché questo? Perché dipende dai docenti che si hanno. L'unica cosa veramente che conta è che docenti trovi, che insegnanti trovi, perché appunto, ripeto, io i primi 2 anni non li rifarei lì, il terzo e il quarto anno sì, perché comunque ho trovato degli insegnanti, soprattutto quest'anno con cui mi trovo molto bene. Quindi dipende. In linea di massima direi di no, l'unica cosa che non mi piace della mia scuola è l'organizzazione proprio in sé, perché secondo me arriviamo sempre un po' in ritardo, cioè anche quando c'è stato il decreto che diceva appunto che le scuole dovessero chiudere eccetera eccetera, noi siamo stati gli ultimi a sapere che stavamo a casa, e quindi forse la cosa che migliorerei è, cioè la cosa che non mi piace è l'organizzazione proprio della scuola in sé, però per il resto devo dire che no, anche per un fattore di comodità. Ma come cavolo faccio a prenderlo che non ci sta? Vabbè, e dicevo appunto, per un fattore di comodità non cambierei la mia scuola. Anche perché già mi scoccia prendere l'autobus alle 7:30. Figuriamoci se dovessi prenderlo tipo alle 7:10. Cioè, no ragazzi, morirei dentro, quindi no, non la cambierei, ecco. Prossima domanda. Cosa pensi del tuo barra tuoi ex? Allora, qui apro un attimo una parentesi, perché chi non mi segue da tanto tempo, chi non mi segue su Instagram e TikTok, sicuramente non conoscerà il mio ex ragazzo, quello con cui sono stata insieme 1 anno e 8 mesi, che si chiama Diego. Io appunto con lui sono stata 1 anno e 8 mesi e poi ottobre 2019 appunto ci siamo lasciati. La cosa bella di me e Diego è che siamo sempre rimasti in buoni rapporti. All'inizio, appena lasciati, ci siamo sentiti per circa 2 settimane e poi non ci siamo più sentiti per un bel po' di mesi, 2-3 mesi, ma non perché fosse successo qualcosa, ma perché secondo me soprattutto lui, che non si aspettava di questa separazione, ha avuto secondo me bisogno un po' di metabolizzare il tutto. Secondo me poi può essere anche non così, cioè non lo so, però appunto per 2-3 mesi non ci siamo tanto sentiti, poi ci siamo riscritti perché dovevamo, per cose private eccetera eccetera che ci accomunano, e quindi poi da lì abbiamo riniziato a parlare. E abbiamo un rapporto veramente bellissimo. Molte persone, molte persone
dicono che è da folli rimanere amici con i propri ex, che non si dovrebbe rimanere amici con i propri ex, eccetera eccetera. Io onestamente, sarà perché per me quando una cosa è chiusa poi è chiusa, cioè non c'è possibilità di riaprirla. Quindi io non potrei mai pensare al fatto di rimettermi con lui, ma vi giuro, mai. Ma non per qualcosa, ma perché semplicemente cioè, ci sono stata un anno e 8 mesi, diciamo che più o meno così, proprio sommariamente, le dinamiche del rapporto le ho capite. E ho capito che non siamo compatibili in molte cose. Lo eravamo magari all'inizio, quando eravamo più piccoli, perché ci siamo messi insieme che io avevo 14 anni e lui 15, quindi eravamo molto piccoli. Adesso che io ne ho 17 e mezzo, lui quasi 19, siamo un po' cresciuti, maturati, e quindi come fidanzati penso che non ci troviamo più assolutamente. Come amici sì, infatti la cosa bella, stavo dicendo prima, che mi piace del nostro rapporto è che essendo molto legati prima, adesso è rimasto quello stato di confidenza in cui io posso fidarmi di lui tranquillamente e lui può fidarsi di me tranquillamente, e possiamo darci consigli a vicenda, perché ovviamente conoscendoci molto bene, perché alla fine siamo stati insieme quasi 2 anni, appunto possiamo consigliarci e siamo quasi migliori amici, nel senso che ci raccontiamo molta parte della nostra vita. E quindi secondo me questa qui è una cosa bellissima, lui mi aiuta, io lo aiuto, e secondo me non c'è cosa più bella che rimanere in buoni rapporti col proprio ex e non essere in uno stato di odio. È arrivato il momento di assaggiare questi cosini che non ho mai preso, nemmeno, diciamo, il sushi fisico, e dovrebbero essere, oddio non riesco a prenderli, l'ho dovuto infilzare, va bene, assaggiamo. Scusate per i versi, sembra, non so, veramente un animale. Spacca, buonissimo, mi piace veramente un sacco. Finiamo col botto, ovvero influencer che ti stanno sulle palle. Premetto, non odio nessuno, perché l'odio è un sentimento che penso di non aver mai provato e spero di non provare mai, ma io non odio nessuno. Nel caso c'è magari, ci sono persone con cui posso andare più d'accordo e altre con cui posso andare meno d'accordo, ma non si parla di odio, ecco. Penso che la domanda non si riferisca solo a influencer, ma in generale TikTok, Instagram, YouTuber, eccetera, eccetera, che mi stanno sulle palle, tra virgolette, appunto, con cui magari non sono molto affine, ce ne sono, ma più che per magari rapporto proprio face to face, sensazioni, cioè sensazioni, magari ci ho parlato una volta e non mi hanno dato quella positive vibe, quindi magari, cioè non so come spiegarlo, con nessun influencer ho un rapporto di antipatia, cioè nel senso che l'ho conosciuto e ci siamo antipatici, però magari ci sono delle persone che così a primo acchitto, o magari ci ha parlato una volta e non mi hanno fatto una buonissima impressione, o magari le vedo sui social e non mi entusiasmano più di tanto, per quello magari le posso reputare antipatiche, ma è un antipatico molto generale, cioè nel senso non è che è antipatico magari, però per come sono fatta io non mi ci trovo affine. Però sì, ci sono molti, stavo dicendo, no, ci sono delle persone che, questo è l'ultimo pezzo, persone che da come si mostrano sui social non penso siano affini con la mia persona. Poi magari non è così, cioè le conosco e sono le persone più fantastiche di questo mondo, però ripeto, appunto, a primo acchitto così non mi stanno simpaticissime. Poi io con nessun influencer sono mai stata veramente a stretto contratto 24 ore su 24 per 2 mesi, cioè sono sempre persone con cui magari mi sono vista 2-3 volte, ci ho parlato così, quindi è molto difficile da dire. Però sì, ci sono persone con cui magari, non tantissime in realtà, penso si possano contare sulle dita di una mano, cioè la maggior parte delle persone mi sono indifferenti. Poi magari ci sono proprio quei 2 che non c'entrano niente con me e dico così un po'
Non so come mi sto spiegando oggi, vabbè. Però però sì, cioè non odio nessuno e non odierò mai nessuno perché perché sì, non ce ne sarebbe motivo, ecco. Bene ragazzi, il video finisce qui. Penso di essermi fatta anche un po' conoscere meglio, perché alcuni lati magari dai video non vengono sempre fuori. Quindi avete conosciuto un po' della mia vita passata. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi invito anche ad andarmi a seguire sul mio Instagram. E basta, ci vediamo domani con un nuovo vlogmas, video, non lo so. Chiamatelo come volete, un bacio.